Dopo mezz'ora si è fatto rimontare da un Bari che ha avuto il merito di non arrendersi mai. I gialloblu passano in vantaggio al terzo, bella discesa di Piangerelli che allunga il centro dove la corrente Scaini mette in rete. Il Verona insiste e dopo un bel tiro di Capuzzo fuori al 17° raddoppia al 30° grazie a un calcio di rigore concesso da Tonolini per questo atterramento di Franzotta da parte di Belluzzi. Batte Guidolin e segna. Il Bari si fa sotto al 35° con una punizione di Serena, è parata da Conti, e subito dopo Serena viene atterrato in area da Gentile. Rigore ed è lo stesso attaccante a battere Conti dal dischetto. 2-1. Il Bari incomincia a darsi da fare di più, ma è ancora il Verona a rendersi pericoloso al 41° con D'Ottavio. Più gioco del Bari, ma Verona più pericoloso nella ripresa. E qui Venturelli para un tiro di Capuzzo. Capovolgimento di fronte e il Bari pareggia. 78°, azione serena alla palma e Mariano, benché contrastato da Oddi, in sacca. 2-2. Vani gli attacchi finali del Verona, rimasto ancora a digiuno in fatto di vittorie, mentre il Bari non disdegna di rendersi ancora pericoloso, come con questo colpo di testa di Serena all'89°.